com'è serio quel ragazzo in fondo alla classe all'ultimo banco. Quante domande durante l'ultima ora dell'ultimo anno. Lui sta pensando che fuori c'è un mondo che aspetta soltanto di essere cambiato. È preoccupato, pensa agli amici che accanto che fine faranno. Un po' gira la testa se pensa che questa è la fine dei giri di giostra. Tanti sogni però la domanda che paro da grande non ha una risposta. Non vede l'ora di uscire dalla massa che dura più di uno scritto, più della maturità. In città c'è già chi sa dimostrargli come si può fallire. Tra un rimorso e un impianto rischiando ogni santo giorno di impazzire. Io non voglio fuggire, piuttosto soffrire, si è detto fissando se stesso allo specchio quando l'ha vista ridere in cortile. Ed è stato un lampo, soltanto uno sguardo, un istante perfetto, ha capito. Anche quando sfugge il senso esiste un motivo per essere vivo. No, no. Ma tocca rialzarsi e rimboccarsi le maniche qua. Nessuno da niente per niente lo pensa da sempre, mentre riempie pagine e pagine rivivendo ogni immagine tra gli amici e professori, le zuffe e i primi amori, mille più errori e le migliori occasioni. Con milioni di pari, un esame da dare, una donna da amare, un mare di strada da fare, il giorno scompare, stringe i pugni e vorrebbe urlare. No, non mi rendo conto.